Prova, 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 prova. <ride> allora, oggi qui in redazione Hot Corner è venuto da Barci Massimiliano Gallo, buongiorno Massimiliano, buongiorno, che buongiorno. è a Milano per una, una cosa un po' particolare, non una cosa speciale a teatro, al Carcano, per contarci sì, il no, silenzio è un, Grande, è uno diretto da Alessandro Gasman tra l'altro. Diretto da Alessandro Gasman, scritto da Maurizio e Giovanni, quindi abbiamo riunito un po' il trio dei bastardi. È uno spettacolo che ci sta dando grandissime soddisfazioni, sta avendo un enorme successo, è uno spettacolo particolare, mi piace eh, descriverlo un po' come uno spettacolo magico perché per me che faccio teatro da, da più di 30 anni eh, ti dico che ci sono spettacoli che ti capitano ogni 10-15 anni, nel senso è uno spettacolo che ha un forte impatto emotivo e quindi c'è un, una grande empatia. Uh, pubblico, attori, quindi è uno spettacolo che ti lascia addosso tant tanta roba e quindi eh, ci sta dando grande soddisfazione anche al Carcano, stiamo riempendo anche il Carcano. Tra l'altro, questo è un momento molto bello per te: ti abbiamo visto nel Pinocchio di Garrone, ti abbiamo visto in villetta con ospiti, sei stato il marito di una grande Imma. Sì. Ma se tu dovessi scegliere poi tra queste cose teatro cinema e tv c'è una preferenza o no, guarda, vecchio amore qual è? No, io, la mia casa è il teatro. Quindi a, a teatro sto con le pantovole, sto per, per dare un senso, sono proprio in, in, in una situazione di grande tranquillità e anche di sicurezza, no? è, un po', è un po' la mia coperta di Linus. Il tuo habitat naturale, sì. diciamo. E il set è invece quello che eh, più mi affascina a livello di eh, approfondimento psicologico di un personaggio, di come scavare in un personaggio. E, eh, mi interessa molto la capacità di un attore di accendersi e spegnersi a seconda del, delle situazioni, eh, perché su un set dopo tre ore di camper ti vengono a chiamare, il set è pronto e immediatamente ti devi accendere, fare una scena che può essere anche l'ultima scena del film, fatta il primo giorno di lavorazione per cui devi fare un percorso psicologico in cui arrivi a quella scena sapendo cosa hai fatto che però non hai girato ancora e quindi per me è molto interessante insomma per me che voglio fare questo lavoro fatto scendendo un po' in profondità è molto interessante Quindi da questo punto di vista com'era il set del Pinocchio di Garrone? Una visione? Uh, Matteo è stato un grandissimo regalo un grandissimo regalo che mi sono fatto perché Matteo credo che sia uno dei più grandi registi che c'è nel mondo, è uno che ha un grandissimo senso estetico, un grandissimo rispetto per il lavoro che fa, per il lavoro degli altri. E quando vedi un film di Garrone non ti spieghi perché poi questo film è così bello, quando poi stai con lui capisci perché, perché non, non concede niente eh, a qualcosa di preordinato, va molto sul, sul cuore, sullo stomaco, su quello che succede in quel momento. Eh, è capace di girare un tramonto mentre tu stai parlando e quindi non sei tu in primo piano ma c'è questo tramonto che per lui eh, nel racconto viene quello eh, quindi quando vai a vedere io vedevo le immagini nel monitor che di solito nel monitor sai meglio di me eh, non sono straordinarie nel senso poi c'è la color le cose tu già nel monitor avresti detto guarda, mi fai una stampa ma porta a casa mi facci un quadro eh, quindi è stato un, un bellissimo regalo. Quindi, senti parlando di cinema, tu in tutti questi anni hai lavorato con tantissimi, da Ospite, Garone, Sorrentino. Cosa hai imparato? Cosa rubi da ogni regista? No, da tutti rubo il, il più possibile. Eh, io credo che la capacità di un artista sia quella di farsi contaminare il più possibile, quindi di rubare il più possibile. Da ognuno devi devi prendere, no? capire, eh, cercare di sintetizzare, no? e capire perché poi eh, una, un artista rispetto a un altro può avere quel successo, quindi te lo devi spiegare in un modo. E Sorrentino è uno che fa della pianificazione, quando sono stato sul set di, di Paolo abbiamo girato il giovane papa era già tutto pronto prima ancora di arrivare era già tutto perfetto era già, cioè, già tutto eh, programmato sì c'è una grandissima organizzazione una grandissima anche lì un senso estetico allucinante e ognuno ti fa un regalo per, per, per quello che, che è quindi anche quando abbiamo cominciato io e Edoardo De Angelis abbiamo fatto Mozzarella Stories e poi Perez però immediatamente gli riconosci un talento sai che stai lavorando con uno che ragiona diversamente eh, ho lavorato con Ivan Cotroneo ho cominciato con Marco Risi insomma eh sei sì, a fa... sì grandissimo film tra l'altro ma il tuo mito invece qual è il tuo attore preferito? quello che è diciamo quello ho di cui la foto nel portafoglio ne? sono cresciuto con questo qui Ah, questo signore qua. C questo signore che qui. Del... Che... Tim De Niro. Di, di yeah. cinema, qualcosa ne capisco. No, sono cresciuto con lui. Era la generazione che ti, ti, diciamo, ti guardava i suoi figli. Almeno io. Imparavo a memoria. E era per noi fantascientifico no? l'immedesimazione. Il metodo. E oggi, fortunatamente, sappiamo di cosa parlavano. E... Oggi per me, eh, eh, diciamo, dopo di lui c'è Di Caprio. Ah, ti piace Di Caprio? Per me è il miglior attore che c'è in assoluto. Ah, sì, ti... ma qual è il film che ti piace più di Di Caprio? Lui Non, non c'è cioè... un film che non sa fare, nel senso è, è un attore eh, che io ritengo completo perché è straordinario pure quando fa la commedia. Se vuole farti ridere, ti fa ridere, però è straordinario perché attore di, sì, è di serie di serie A e infatti Scorsese il, diciamo, il discorso di De Niro lo continua con Di Caprio, non eh, a sì, caso. Sì, sì, infatti li sta cucendo addosso a lui quello che gli faceva sì. con De Niro. Adesso, poi a marzo ti vedremo anche in una commedia con Giampaolo Morelli e Serena Rossi: Sette sì. ore per farti innamorare. Come scegli tu i progetti? Perché alla fine sei molto eclettico, diciamo. Passi appunto in villetta con gli ospiti, abbiamo visto una parte del poliziotto Imma, appunto Tatarani. Era un altro tipo di progetto. Ancora cioè, no, scegli io, le cose diverse. Guarda, io sì, spesso ho scelto uh, film indipendenti a basso budget che però mi hanno dato grandi soddisfazioni, tipo Per Amor Vostro dove l'Agolino vinse la Coppa sì, Volvia, se certo fu, per Amor Vostro, io no? fui, il Gaudino, fui candidato a ai nastri, e ho, oppure lo stesso sindaco, era un film a basso costo che abbiamo fatto con Martone, siamo andati a Venezia, abbiamo vinto il Leoncino d'Oro, Tre Pasinetti, ho vinto i Pasinetti come miglior attore in un ruolo dove sto dieci minuti in scena. quindi Scelgo molto di pancia. E per il resto, io credo che questa classificazione degli attori come un po' si è fatto in Italia. No? Quello è un attore di no, ma quello fa, quello fa fiction, quell'altro fa teatro. È perché volevano giustificare che non erano grandi attori, quindi dovevano spiegare, collocarli in qualche certo. posto. L'attore o è un attore bravo o è un attore meno bravo. Eh, se riesci. Perciò dicevo di Di Caprio, Di Caprio è uno che fa anche la commedia, se riesce a fare anche la commedia sei un attore ancora più bravo perché fare solo roba drammatica è più semplice rispetto alla commedia. Quindi io cerco di, eh, anche di mettermi alla prova no? come ho fatto pure a teatro, io a teatro ero in un campo sicuro, e quindi il repertorio napoletano, e quindi Edoardo, e quindi ho fatto cose molto grandi, però sempre in un campo dove mi sentivo molto sicuro. Poi a un certo punto con lo stabile di Napoli mi chiamarono a fare Liola e poi ho fatto Strimberg, e poi ho fatto... quindi Però mi mettevo alla prova perché può darsi pure che non ci riesci, che non lo fai bene. Certo. E così faccio pure a cinema, nel senso vado di pancia e vado molto per arricchimento cioè non vado mai a riproporre la stessa cosa da impiegato nel senso quando ho fatto Perez che era comunque un camorrista, un pentito di camorra eh, avrei potuto riproporre, aprivo il file di Fortapace e rifacevo lì invece dissi a Edoardo, Eduard, se riesco a trovare una chiave per fare questa cosa lo faccio, se no no e mi sono comunque inventato un personaggio dove sembrava più un professore che un camorrista. E per creare un altro tipo di personaggio, un altro tipo di cosa se no, non ti conviene farlo. Nel senso Assolutamente. Ti diventa pericoloso. Senti, concedimi una parentesi sportiva. Visto che ho letto in un'intervista in cui ricordavi quando con tuo padre, grande Nunzio Gallo, andavate a vedere Maradona allo stadio, sì. Com'era, cosa erano però Visto che Maradona ormai è diventato un. No, con Maradona è inutile dire che, che ho visto il, il, il dio del calcio. Quindi, poi, al di là di come politicamente hanno voluto sminuire anche Maradona rimane il, il più, il più grande calciatore di tutti il i tempi e non ha paragone con nessuno, Magallana perché anche il paragone con Pelé è fuori dal mondo, perché Pelé non ha mai giocato in Italia, non ha mai giocato con le difese italiane, non ha mai giocato con questa velocità, quindi non c'è paragone. E aveva anche un altro Brasile intorno, no? si dice poi di Pelé. Sì, anche, anche Bavano, perché Maratona ha vinto un mondiale da solo con una squadra scadente, No, eh, era un periodo molto bello. Poi ne abbiamo vissuti altri peggiori. Poi abbiamo rivissuto dei momenti belli con il Napoli di De Laurentiis. Quest'anno c'è stato un ammutinamento dovuto, secondo me, a una gestione di padre padrone di De Laurentiis che non è. Possibile nel 2020 e quindi questi sono i risultati la tua fede però rimane incollabile ma io figurati ho tifato Napoli quando giocava Napoli-Lanciano <ride> e mi ricordo che era Hotel e più era una cosa che ha avuto il più alto numero di abbonamenti cioè non l'ha mai visto in Serie C quindi ho tifato quindi figurati Vabbè, adesso, quindi adesso. Sì. sì infatti ero curioso di sapere invece il Massimiliano Gallo spettatore quali sono i tuoi film preferiti il tuo cinema che ami ma guarda, io vado molto, anche lì divento pubblico proprio, nel senso non mi piace vedere il film come cosa tecnica, nel senso di giudicarlo. Mi piace molto, sono un grande consumatore di cinema. Secondo cioè sei al cinema, mio... non sei l'attore, sei spettatore, no, 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 ti lascio andare. Sì, 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 ma poi ne vedo talmente tanti, nel senso che con le piattaforme che ho a casa ne vedo talmente tanti, eh, che non ho nemmeno più un genere di riferimento. Nel senso, con la mia compagna mi fa vedere gli horror, che non sono proprio il, il, non mio, è il, tuo... il mio genere capolavoro, però li, li vedo. E poi vedo dal film romantico alla commedia, i film demenziali sono un consumatore di cinema quindi... ma se domani ti chiamano devi andare su un'isola deserta e devi portarti uno o due film cosa ti porti? dai la Madonna, tre uno o due film su un'isola deserta di... quattro pure mezzo. Sì, il divo ti mandiamo Vabbè, il divo c'era una volta in America ma porto per ah, forza quindi sei un leoniano sì per me per come io vedo il cinema, quei car quelle carrellate, quel modo di, di, di vedere proprio a livello estetico il, il cinema, per me quello è il cinema. Nel senso oggi poi, secondo me, ancora di più quello che non capiscono in Italia mh, i produttori, no? che rifanno la commedia, la cosa e poi dicono che non incassa. Ecco, ma oggi il cinema. È un po' come è diventato adesso un po' come fruizione, come il teatro. Cioè tu devi scegliere di prendere una macchina, di andare in una sala, vedere un film, casomai mangiarti una pizza, spendere dei soldi. Se no a casa ce n'hai altri 6 miliardi di film. Allora se io vado a vedere Garrone ha un senso vedere la Cina. Se io vedo... cioè il cinema deve tenere una porta aperta per il sogno. Se no mi vedo un docufilm, se no mi vedo un film a casa. Ma che me lo posso dire anche in un computer però è un'altra cosa. Il cinema per me vado a vedere c'era una volta in America e vado a vedere un film, capito? Quindi i film, poi, fortunatamente in democrazia, tu puoi dire sì, mi piace c'era una volta in America o non mi piace. Però è un film. Quello come Pinocchio. Pinocchio è un film. Cioè vai a vedere un film, vai a vedere il cinema, vai a vedere delle immagini, delle Capisci perché esiste una macchina da presa? Perché oggi non capisci nemmeno perché fanno i film. Poi c'è tutta una storia sulle, sui produttori italiani che millantano che il pubblico italiano meriti solo questo. Innanzitutto, mi farei delle domande su come poi queste piattaforme invece hanno tutti questi abbonati in Italia, non sono americani che sì. abitano in Italia. Poi mi farei delle domande tipo: io feci un tweet di. Uh, un po' provocatorio nel senso di se, ai famosi produttori italiani che millantano che il pubblico italiano meriti solo il cinepanettone come mi spiegate un milione e quattro Van Gogh in quattro giorni sì. un milione e quattro perché poi me lo devi spiegare perché se io faccio le file per vedere Van Gogh un milione e quattro in quattro giorni io una domanda me la farei ogni tanto però non si so fa Senti, come ultima cosa ti tiro dentro nella questione Oscar hai seguito gli Oscar, hai visto Parasite hai visto Parasite qualcosa? non l'ho visto anche se avevamo, me l'avevano suggerito che era la, lo stesso distributore di, di Villetta con Oscar sì, certo. prima ancora sì, sì, dell'Oscar sì, sì. mi disse guarda, guardalo perché è straordinario infatti lo voglio vedere, sono molto curioso e anche lì mi, mi farei delle domande. delle domande sempre come come spettatore. No, come cinema italiano. Ah, ok, però il traditore tu non l'avresti messo comunque, eh? l'hai visto il traditore di Bellocchio? Un di... Non l'ho visto, quindi non, non ti so dare un giudizio. Io credo che eh, dobbiamo fare un passaggio in generale: dobbiamo fare un passaggio di crescita e raccontare cose che possano interessare un po' a tutti, quindi al di là del film. E quindi su Craxi o il film su Buscetto, film, poi dovremmo iniziare a raccontare delle... Perché Parasite eh, sì, è un film... Cioè... Sì, ma è un film... Non credo che sia un film di un budget No, 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 film... eh, è limitato. Sì. Quindi significa che l'idea, che quello che proponi, che quello che addirittura la vinci poi come film, sì, esatto, quello è che esatto, è un... fantascientifico sì. là e Io delle domande, insomma, ogni tanto Bisogna farsi fa delle male. domande ogni sì, tanto. dovrebbero riunirsi ogni tanto. Senti, poi ti vedremo anche negli Infedeli di Stefano Mordini, che è il remake degli Infedeli. Quello francese, sì. Là no, mi sono divertito perché sono ritornato con, con, con Riccardo eh, sul set. Sì, quindi, cioè, Riccardo Scamarcio, no, esatto. Con Riccardo e con Valerio Massandrea. Eh, quindi c'è cioè, una scena di apertura che avviene prima ancora dei titoli. Ah. Molto carina E eh, di un tradimento Io prima, prima ero un traditore seriale Quindi sono esperto in materia Mo Adesso no E, e poi c'ho la scena finale Con Valerio e con Riccardo E invece poi hai sette ore per farti da In cui tu tradisci Ma no, esatto. in realtà La m, compagna di Giampaolo Morelli Tradisce Giampaolo con Gian Paolo. te Che sei il suo, il suo capo <ride> Perfetto, noi ti ringraziamo per essere stato qui in Outcorn Grazie e a voi. noi ti seguiamo sempre, ci vediamo presto. comunque quindi teatro, buon cinema. tv, cinema, qualche parte... Da una, una parte becchiamo. mi beccate becchiamo, infatti. <ride> Grazie Massimiliano Gallo. Sì.